Sono pronti a dormire in piazza gli ambulanti del mercato di San Lorenzo. Non ci caschiamo, spiegano. Se ci spostiamo il 24, non li troviamo più il posto. Intanto stanno preparando un nuovo ricorso urgente al TAR, predisposto da più studi legali insieme, contro l'ordinanza di rimozione dei banchi emanata dal comune nei giorni scorsi e finalizzata, sulla carta, al rifacimento del manto stradale. In realtà, dicono gli ambulanti stessi, per fare prima a mandarci via. I commercianti si aspettano che grazie a quest'atto il TAR dia lo stop al piano di Palazzo Vecchio entro 2 giorni al massimo, nel mentre però le operazioni potrebbero già essere partite. Da qui l'esigenza di organizzare anche la resistenza in piazza. Noi andiamo avanti col piano stabilito, ciascuno si prenderà la responsabilità delle proprie azioni ed è libero di agire come crede, risponde l'assessorato allo sviluppo economico e mercati rionali. Nel caso di San Lorenzo il TAR si è già pronunciato, ma l'interpretazione è diventata fondamentale. Il trasloco si farà il 24 gennaio, sostiene l'assessore Sara Biagiotti. Trasloco annullato, dicono gli ambulanti. Nel mezzo, il futuro del rione.